Buonasera, benvenuti al Teatro Po e bentrovati. Siamo venuti a trovarvi a casa perché voi non potete essere qua presenti e benvenuti a questi due regali di Natale, due spettacoli, L'uomo dei due mondi stasera e Le avventure del pesce Gaetano domenica prossima, il 27. Bentrovati nel foyer del Teatro De Filippo, dove ci sarebbero i vostri pensieri, il vostro parlare, il vostro stare insieme con noi, ma è come se ci foste. So che qualcuno è già collegato, voglio ringraziare i ragazzi delle scuole medie Galilei che sono collegati con noi e che vedrete in una sorpresa che ci fanno. Ma vi porto dentro il teatro come se entrassimo tutti insieme. Perché lo spettacolo è dal vivo e apriamo la porta della sala, entriamo in teatro, seguimi, seguimi, apriamo le tende e si è chiusa la porta e siamo qua in sala. Nella sala del teatro, il luogo vostro, il luogo del pubblico, sapete, ci mancate un po'. E stasera mi sono assunto il ruolo di essere voi, come se voi stasera foste qua con noi. Un atto d'amore, perché il teatro è un atto d'amore. Un atto d'amore verso voi, che stasera sareste qua. Vi sedete, come faccio io, in questo luogo magico, il luogo dove ascoltiamo, dove vediamo, dove a volte cambiamo le nostre vite, accanto qualcuno. E come sempre gli spettacoli, diciamo sempre buon teatro, anche se lo vedete da casa vostra, ma diciamo un'altra cosa importante, una parola per noi chiave, è così bella perché apre una magia, la parola buio. Ehi tu, grande dittatore, che ti specchi per ore ed ore. Vorrei concederti, se posso, l'onore di star con me solo per 2 ore. Vorrei portare te, quelli come te, a casa mia per offrirgli un tè. Vorrei portare te, quelli come te, a casa di un diverso come me. Ti senti bianco, ti credi white, ma non giochiamo qui, non siamo a Fortnite. Sono bianco, sono nero, sono blu, sono meglio di quel che credi tu. Di chi hai paura? Di chi hai paura tu? Non sono biondo e non ho gli occhi blu. È solo per paura che apri la mitraglia. Nero cupo ladro, ferrero Rocher. Negro bestia schiavo, mosso demodè. Tu dici questo a me, a quelli come me, a quelli come me, come me, come me. E non mi conosci, però sei contento. Se mi chiudi in un campo di concentramento, di far soffrire, tu sei contento? Fanne morire 1.000 ed altri 100. Credi di essere geniale? Se trovi la soluzione finale, di fare male, 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 tanto male che diventa un mare. Però se ti offro un tè nel deserto, capisci che io non sono diverso. Mi guardi negli occhi e ti sei perso. Ti guardi allo specchio e sei tu diverso. Ti sei confuso? Ti sei smarrito? E con te quelli che ti hanno seguito, ti hanno picchiato, sparato, ucciso, e la soluzione finale han condiviso. Nero cupo ladro, Ferrero Rocher. Negro bestia schiavo, mosso demodè. Tu dici questo a me, a quelli come me, a quelli come me, come me, come me.
tutti. Ciao, io sono Yassin. Sì, sono Maestro, il caffè. Voi dovete sapere che noi, tutte le volte che siamo in tournée, arriviamo e ci sono fans, fotografi, ma noi abbiamo un rito. Sì, io e il maestro abbiamo un rito. Andiamo a prendere il caffè del posto. E anche stamani siamo andati qui sul mare. Io ho preso un caffè, il maestro ha preso un caffè e una brioche e un'altra brioche e la terza brioche. Ma quante brioche mangia il maestro? È in calo di zuccheri. E mentre aspettavo che il maestro mangiasse le brioche, mi sono messo a leggere il giornale. E la politica, e Renzi, e Salvini, e la Juve, e immigrati di seconda generazione. Interessante. Immigrati di seconda generazione 1 sono le persone che sono immigrate in Italia in maniera autonoma, come i miei genitori. Immigrati di seconda generazione propriamente detta sono quei bambini nati in Italia da genitori stranieri, come i miei fratelli che sono nati in Toscana. Immigrati di seconda generazione 1.5 sono quei bambini nati all'estero e cresciuti in Italia. Come me. Cioè, stamani al bar ho scoperto che io, Yassin, è un immigrato di seconda generazione 1.5. Yassin è un immigrato di seconda generazione 1.5. Ma dietro questa definizione c'è una storia. Ora ve la racconto. Come tutte le storie, anche la mia, parte da una scelta. La scelta di mio padre. Mio padre viveva in un piccolo paesino del Marocco, ma così piccolo che aveva due scelte: o fare il pescatore o fare il pescatore. E allora lui, con grande astuzia, decise di fare il pescatore. E non solo, e di vendere il pesce. La mattina partiva, caricava il pesce nel furgone e poi andava verso le città, verso i paesi, fino al mercato, e poi apparecchiava e metteva la bilancia, le sardine, le acciughe, gli sgombri. Ma voi avete presente il mercato? Sì, il mercato, dove ci sono donne, uomini, cose. Sì. Uè, donna bella, vieni qua. Donne, vieni qua, guarda là, tutto a saldo, guarda là che c'ho, prendi tutto. Ecco, immaginatevi tutto questo in arabo, in Marocco. Walmra, wadejina, wajuvecedi, kulci, kulci favor, walmra, waeji. E lui in questo caos prende un chilo, due chili, i rombi, i salmoni, tutti un chilo, giù, un euro, vide lei, da lontano, quei capelli lunghi, quegli occhi neri che sembravano due fari, e poi quei denti bianchi. Lui in quel momento perse due cose: le acciughe e la testa. Ma fu bellissimo, perché lui si innamorò di lei e lei di lui. E allora andarono dai genitori, decisero di sposarsi e fecero una bella festa. E sono nato io. Allora loro volevano una casa, volevano una famiglia, una grande famiglia. Ma per avere una grande famiglia ci volevano anche tanti soldi, e il pesce non bastava. E aveva sentito dire che in Italia, in Toscana, cercavano operai nella zona del cuoio. E allora lui, con un visto di lavoro, prese l'aereo, lasciò
me e mia madre e venne in Italia. Sì, in Italia era solo, il lavoro era umile, era duro, ma lui gli permetteva di guadagnare e arrivare al suo sogno, che era quello di regalarci una vita migliore. E allora qui lui decise di restare. Non pensare che sia facile prendere e andare, lasciare tuo padre e tua madre e un figlio che deve arrivare. E non pensare che sia semplice partire e andare, trovare qualsiasi lavoro, ma tanto sarai sempre nero. Ma ti offri la tua fatica al colore, non pensi mica, non pensi alla religione in colore e in odore. Da solo t'abbassi, accetti, ingoi, tornare indietro tu non puoi. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mio padre Garibaldi, l'eroe dei due mondi, spacca i sassi, salta i ponti, senza armi, combattente, partito senza niente, testardo inconsciente, lascia il sud per l'occidente. Guarda le rondini, pensa ai salmoni, per fare i loro nidi emigrano fuori, vanno liberi di andare, sono liberi di tornare al sud, al nord non c'è bisogno del permesso di soggiorno. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mia madre, amore, amore senza scuse, prima un cesto con le acciughe, ora un re con le sue rughe. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. Mani nella terra, mani nella melma, mani dove non mettono mani gli esseri umani. A 5 anni per mio padre era arrivata l'ora di raggiungerlo, e quando ce lo disse io ero emozionatissimo, era tanti anni che non vedevo mio padre e l'emozione la vedevo negli occhi di mia madre, che doveva mettere 20 anni di vita in 20 kg di valigia. E poi era un po' triste perché doveva salutare i suoi genitori e sapeva che non l'avrebbe più visti per qualche anno. Ma io ero troppo felice. Era la prima volta che uscivo dal mio paesino e poi l'aereo. Quando siamo atterrati applaudivano tutti, applaudivano. Io non sapevo cosa stessero applaudendo, però ho applaudito anch'io. E poi, quando sono sceso, mi è arrivata una goccia d'acqua, qui, in testa. Ho alzato gli occhi e 100 gocce, 1000 gocce. Dove stavo prima c'era caldo, c'era il sole, i cammelli, il deserto. Mia madre mi ha preso e ha preso la valigia e siamo corsi dentro. Era la prima volta che vedevo la pioggia. E poi la scuola,
i primi giorni di scuola. Non sapevo la lingua, non sapevo dire nemmeno passami il quaderno o prestami una penna. Era difficile fare amicizia. Ma poi nel corso degli anni ho imparato l'italiano e mi sono fatto tanti amici. A volte mi ricordano, quando siamo insieme, che una volta mi svegliò mia madre e mi disse: Yassin, svegliati, è arrivato il pulmino. Io mi sono alzato, mi sono messo le scarpe e sono corso giù, ce l'ho fatta a prendere il pulmino. Quando sono arrivato lì, ridevano tutti, ridevano. E io mi guardavo, cosa ridevano? Ridevano perché sono montato sul pulmino col pigiama. Ma per me non era un problema, perché dove stavo prima? Si andava a giro come si dormiva. Non c'era letti, si dormiva per terra. Ma quando sono con i miei amici, ora, su questa cosa qui, mi prendono sempre in giro, sempre. Avevo mai visto. E poi le autostrade, invece delle strade serrate, atterro sulla terra nuova, dove nessuno mi ama ancora, dove nessuno aspetta nessuno. Devo diventare qualcuno. Passo dalla scuola coranica alla scuola italianica, salto da Maometto a Gesù come fossi in un zoo. Ammensa odori nuovi, mi mandano di fuori. Gli spaghetti al ragù, al posto del couscous. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Tra tante aule, tanti banchi, grandi e piccoli, tutti bianchi, io sono l'unico bambino che chiamano, ehi, marocchino! Qui continua l'eccezione del nome e del cognome. Difficile la pronuncia, Yassin. Devo portare pazienza. Devi stare con bambini italiani. Devi avere pensieri non strani. Fatti vedere senza imprudenza dell'amicizia. Non puoi fare senza. Ecco, suona la campanella. C'è una luna nuova e bella. È l'unica ambrata, mi piace, ma in arabo non so come si dice. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Primo fiore ormai lontano, neanche sapevo tenerti la mano, ma era bello vedere che i miei occhi li avevi solo te. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strabiglia, questa è Italia. Gli anni passano, ne sono passati tanti, e dopo di me è nato Moed, poi Zaccaria, poi Sanà, poi Elias, e poi basta. Ho passato un'infanzia difficile, ma serena. Quando siamo tanti c'è anche tanti problemi, e mio padre lavorava tanto, perché in conceria era duro il lavoro, ma quando sei tanti, c'hai tanti problemi e vuoi chiedere aiuto,
Se sei una persona onesta, vai, chiedi aiuto alle istituzioni. Allora una mattina mia madre mi ha detto: stamani si va in comune. Wow, in comune? Allora mi sono messo la maglietta nuova e poi mi sono messo il gel. Sì, quando mi metto il gel è un'occasione importante. Allora siamo partiti, babbo, poi mamma, poi io, poi Moed, poi Zaccaria, poi Sanà, poi Elias, vieni! Elias, piccolino. E poi siamo arrivati lì, davanti al comune. Wow! Il municipio! Era tutto grande, c'erano le colonne grandi, le finestre grandi, le porte grandi, tutto grande. Allora siamo arrivati e siamo entrati. Babbo, poi mamma, poi io, poi Moed, poi Zaccaria, poi Sanà, poi Elias, vieni qui! Elias si perdeva sempre. E siamo arrivati lì. E finalmente avrei conosciuto il sindaco. Ero emozionatissimo. Dopo un po' che aspettavamo è uscito il segretario. Scusateci, ma il sindaco per problemi amministrativi non potrà essere qui stamani, ma verrà l'assessore. Ah, l'assessore. Boh, vabbè. Allora mamma ci ha sistemato tutti, ci hanno messi babbo, mamma, poi c'ero io, poi Moet, poi Zaccaria, poi Sarà, poi Elias e Moccio. E allora ci siamo messi lì e aspettavamo l'assessore. E aspettavamo. E io sono razzista e me ne vanto di essere razzista. Sono razzista, voglio essere razzista, me ne frega niente. Perché guardi, per me i meridionali, i neri, i rom, sono tutti uguali. Guardi, io sono una razzista, ma al 100%. I clandestini devono tener presente che in Italia per loro la pacchia è strafinita. Strafinita. Tante parole, tante politiche, finestre aperte e porte chiuse. Chiuse come porti. Siamo vivi, siamo morti. Politica, politica, politica. Parole tante in libertà. E poi parole a sazietà. Parole di povera povertà. Mi chiedi cos'è la povertà? Se ero ricco, non ero qua. Prima era ricco mio papà. Ha speso tutto per essere qua. Essere poveri, essere inutili. Se mi studi per motivi futili. Un vestito è spesso una conquista. A scuola in pigiama, solo una svista. Case popolari! Case impopolari, case bipolari, case che racchiudono uomini e animali. Fare file, file per ore, fare anticamera dal dottore, fare attesa dall'assessore, fare spesa con attenzione. Ma io devo aspettare, io devo pazientare, devo fare file ed ascoltare. Per ore, senza fiatare, davvero non c'è religione. Per chi aiuta con il cuore, abiti usati senza amore. Gocce di dolore, gocce di dolore. Case popolari, case impopolari, case bipolari, case che racchiudono uomini e animali. Case popolari, case impopolari, case bipolari, case che racchiudono uomini e animali. Il mio grido è nel silenzio, il mio cuore è un porta aperto, tutto intorno a me c'è il deserto. Case popolari, case impopolari, case bipolari, case che racchiudono uomini e animali. Case popolari, case impopolari, case bipolari, case che racchiudono uomini e animali. Case che racchiudono uomini e animali. Case che racchiudono uomini e animali.
14 anni e 6 giorni ho deciso che era arrivata l'ora. Sì, c'era lei che mi piaceva tantissimo. Allora ho detto, oggi mi dichiaro. Sono andato a scuola e devo pensare a qualcosa di geniale per dirglielo. Cosa gli posso dire? Come lo posso dire? Come... Ah, mi è venuta. Ho strappato un foglio e ci ho scritto. Ti vuoi mettere con me? Sì, no. Sì, e ho avuto il coraggio, sì. Ho avuto tanto coraggio. E ho preso il bigliettino e l'ho passato a Giosia. Sì, Giosia l'ha preso. L'ha preso e l'ha passato davanti a Simone. Simone l'ha tirato a Davide. È cascato Davide! Ma che fa Davide? La professoressa non si è accorta di nulla. Stava spiegando qualcosa, immigrazione, storia, una cosa così, ma non mi interessava. Era arrivato il momento. Davide l'ha raccolto e l'ha passato a Virginia. E Virginia a lei. Gli era arrivato. L'ha aperto, l'ha aperto. Ha preso la penna, ha scritto qualcosa, ha scritto qualcosa, ha scritto qualcosa. Ci ha fatto la pallina e l'ha passata a Virginia, sì. Virginia l'ha tirata a Davide, l'è cascato, ma che c'ha Davide? Il burro nelle mani. L'ha raccolto. La professoressa non si è accorta di niente. Davide l'ha preso e l'ha passato a Simone. Ce l'aveva Simone, Simone dietro. A Giosia e Giosia a me. Mi è arrivato, sì. Lo apro. Con grande coraggio l'ho aperto. E c'era scritto, sì, a 14 anni e 6 giorni mi sono fidanzato. Allora è suonata la campanella e sono andato lì. Ciao, ciao, ci sei oggi alle 4 in piazza? Sì. Allora io sono andato a corsa a casa, sono entrato e ho fatto, ciao mamma. Cosa c'è da mangiare? Couscous ancora, c'era sempre couscous. E poi ho mangiato, ho guardato la televisione, era sempre le due. Che faccio, che faccio? Va bene, ho fatto la lezione, sì, quel giorno lì ho fatto anche la lezione. E finalmente era le 4. Allora sono uscito, ho preso la porta, ciao mamma. Il gel! Allora sono tornato indietro e mi sono messo il gel. Era un momento troppo importante. Alla porta ho salutato mamma e poi di volata in piazza. Sono arrivato in piazza. C'erano i ragazzi che mi aspettavano. Ormai comandavo io. Ero l'unico fidanzato. E allora siamo andati lì da loro e gli ho detto ciao. Ciao! E si va sotto l'albero? Sì. Allora siamo andati e mentre si andava... Forse il mio primo bacio. Aspetta, ma come si fa a dare il primo bacio? Mio cugino mi ha detto che dobbiamo chiudere gli occhi e tirare fuori la bocca. Così, ok, non posso sbagliarmi. Allora sono arrivato lì, sotto l'albero, ho chiuso gli occhi e ho tirato fuori la bocca. Ti lascio! Forse ho capito male. Allora ci ho riprovato subito. Ho chiuso gli occhi, ho tirato fuori la bocca. Ti lascio! Mi lasci? Perché mi lasci? È solo 4 ore che stiamo insieme. Ti lascio perché mia mamma mi ha detto che io non posso stare con te, perché te mi chiuderai in casa, mi farai mettere il velo e non mi farai più mangiare il maiale. Chiudere in casa, mettere il velo, ma poi il maiale è così importante? Io non lo so, ma quel giorno lì io ci sono rimasto molto male, molto male. Hey!
Io col passaporto doppio sono un italiano a posto nel fascio di luci. Ti guardo, mi guardi, mi piaci. Con la strobo intermittente faccio cerchi con la mente, pieno di frequenze basse che mi sparano le casse. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole, non vuole, non vuole, non vuole. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. A tua madre non piace la mia faccia, non piace la mia fede, non piace di me tutto, non piace mai io l'amore. Lo faccio a modo mio, nel modo in cui ti abbraccio, ma che ci incastra Dio? La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole, non vuole, non vuole, non vuole. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. A te madre da TV, che ti si fermasse il su, ti si bloccasse anche Facebook, l'iPhone ti cadesse giù, ti scoppiasse il push-up, ti saltasse Instagram, il botulino faccia pam, ti svegliasse ad Alcatraz. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole, non vuole, non vuole, non vuole. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole che noi facciamo l'amore. La mamma non vuole, non vuole, non vuole, non vuole. La mamma non c'è e noi facciamo l'amore. Sapete qual è il mio sport preferito? Sì, il calcio. Mi piace tantissimo il calcio, ma ho capito dopo perché mi piaceva così tanto. Perché quando non parlavo la lingua, il calcio è stato il primo posto dove mi sono sentito che facevo parte di un gruppo, di una squadra. Perché il nostro avversario non ero più io, non ero più io il diverso. Si giocava noi contro loro. E poi il calcio non ci voleva la lingua, bastava dire ehi, passa, gol. E non bastava, a me bastava così. E poi quando si giocava a calcio nella piazza, nella famosa piazza dove lei mi ha lasciato, i grandi facevano le squadre e allora sceglievano 1, 2, 3. Andrea, Matteo, Francesco, il marocchino. Sì, ero io il marocchino. E poi quando andavo da mia nonna in Marocco, era la solita dinamica. I grandi facevano le squadre e sceglievano Wahed, Jouj, Tleta, Mohammed, Aziz, Mustafa, l'italiano. Ah, ero io l'italiano. Però ferma, in Italia ero marocchino, in Marocco italiano, e per tanti anni pensavo di non essere niente. Però poi a pensarci bene, niente non sono, perché ora ho una bella famiglia e poi ho tanti amici. E poi ho studiato qui in Italia fino all'università. E poi faccio un lavoro che mi piace tantissimo perché lavoro con i bambini. E poi vi ricordate quell'assessore che aspettavamo e aspettavamo? Ecco, ora sono io. C'è un nuovo concetto, oltre le case un tetto, c'è un mondo quotidiano dove anch'io do una mano. C'è un nuovo concetto, a questo punto lo ammetto, è l'integrazione, ma quella vera, fatta di persone. Non faccio parte del Couscous Clan, non mi interessano i van, non mi interessano i fan, non mi interessano
la considerazione, la colorazione e l'integrazione, ma quella vera, fatta di ogni buona azione. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Avere un futuro senza colore, sciogliere i nodi con l'amore, avere una patria, una stanza, una casa. Basta con le differenze, basta con le diffidenze. In questo cielo indaco, Alessio, un giorno sarò sindaco. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Ciao mondo! Fabio Bartolomei alla musica. Volevo ringraziare. Ma c'è qualcuno? Ho sentito qualcuno che cantava. E il teatro c'era solo Alessio. Ma chi è? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma voi, eravate voi che cantavate? Allora facciamo così. Mi ascoltate? Facciamo così. Di solito si canta qui a teatro, ma visto che oggi c'è solo Alessio, mi piacerebbe provare a fare una cosa nuova che non ho mai fatto. Provare a cantare insieme a voi il ritornello. Ok, io vi do il via. Mi intriga, mi abbaglia, strapazza, strapiglia, questa è Italia. Perfetto, siete stati bravissimi. Funziona, funziona da casa, applaudono da casa. Ce l'abbiamo fatta? Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a fare questo esperimento. Ha funzionato. Sì, sì, se avete qualche domanda. Sì. Hanno cantato? Hanno cantato tutti, stanno cantando. Allora, abbiamo così qualche minuto per chiudere il nostro incontro di oggi e il nostro spettacolo, perché non volevamo che finisse senza un applauso, no? Volevamo che finisse dal vivo, come è giusto che sia tutto questo, perché ci siamo. E volevo ringraziare Paola, ringraziare intanto i ragazzi, perché sono stati in linea e hanno cantato adesso insieme tantissimi, a noi. Erano tantissimi. Dalle loro camerette. E ringraziare le professoresse che hanno lavorato in questi giorni perché loro potessero con noi imparare questo ritornello. E voglio ringraziare Yassin davvero per questo spettacolo, che è stato un bel regalo e un bel percorso. E Paola, davvero. E ringraziare voi perché abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso e dare appuntamento a tutti voi, a tutti loro che sono là,
domenica prossima, noi vi salutiamo e domenica prossima 27 lavoriamo invece con i più piccoli, perché abbiamo una grande compagnia toscana che è Gianomari Minimal Teatro, quindi dopo l'Uomo dei Due Mondi di Bumba Mara Teatro, che ringrazio, Gianomari Minimal Teatro con Le avventure del pesce Gaetano, quindi coinvolgeremo i più piccoli in questo Natale un po' strano e un po' diverso, ma sempre che fa comunità e che ci fa sentire tutti comunque vicini. Grazie a Fondazione Toscana Spettacolo, al comune, a tutti noi, grazie davvero, ai tecnici, tutti quanti, grazie davvero. Grazie.